Siamo con Mattia Rossi, responsabile delle leve 2010-2011-2012 della Sanremese Calcio. Allora Mattia, tracciamo un attimo un bilancio di questi primi 3-4 mesi dell'attività. Sì, devo dire che siamo soddisfatti sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista qualitativo. Rispetto allo scorso anno c'è stato un incremento di numeri, abbiamo 7-8 bambini in più sparsi su queste tre leve. I 2010 sono quelli che la fanno da padrone, che sono circa il 50% dei bambini presenti alla scuola calcio. E quindi sia la società sia noi dello staff siamo soddisfatti di questi numeri. Da un punto di vista qualitativo dico anche che siamo soddisfatti perché in questi primi tre mesi, grazie al lavoro degli allenatori, si è già visto qualche miglioramento in alcuni bambini che magari non avevano ancora confidenza con il pallone. È partito anche questo progetto che si chiama Generazioni Biancazzurre. Ci puoi dire qualcosa di più? Sì, abbiamo ideato con la società una sorta di progetto per unire, per avvicinare la scuola calcio alla prima squadra. Pur non trattandosi di una squadra di Serie A o di Serie B, comunque una squadra che punta a far bene in Serie D, abbiamo cercato di avvicinare i bambini a quelli che potrebbero essere dei modelli per il loro futuro. E quindi abbiamo cercato di avvicinare gli adulti e i bambini proponendo una serie di allenamenti a tema con due o tre giocatori della prima squadra che vengono ad allenarsi con i bambini ed alcune iniziative che avvicinano i bambini alla prima squadra, come è avvenuto con la partita Sanremese Saravezza, in cui i nostri bambini hanno accompagnato sia i giocatori della Sanremese sia quelli della Saravezza che l'arbitro al centro del campo prima del calcio d'inizio. Verso aprile ci potrebbe anche essere la possibilità di far giocare i nostri bambini sul prato del comunale, però è ancora una cosa in cantiere e non mi voglio sbilanciare ancora troppo. Parlato di cantiere, quindi nel 2018 quali sono le novità in vista? Sì, oltre a questa ipotetica presenza sul campo del comunale per una partita tra virgolette ufficiale, abbiamo altre idee da mettere in pratica. Una è sicuramente la continuazione dei Generazioni Biancazzurre, che vedrà almeno un appuntamento al mese da giugno a maggio, e poi vorremmo portare i bambini magari ad assistere a qualche partita di Serie A, una partita di professionisti, per coinvolgere un po' i bambini nel calcio che conta. Poi se uscisse ancora qualche iniziativa che piace sia ai bambini che ai genitori, che devo dire che ci stanno dando una grande mano, saremo ben lieti di farla, magari partecipare a qualche torneo non solo qui in zona, ma andare anche fuori a farsi conoscere e a far conoscere altre realtà ai bambini. Siamo sotto le feste, vuoi fare un augurio magari speciale alle famiglie biancazzurre? Ma certo, auguri a tutti, non solo ai genitori della scuola calcio e ai loro figli, ma a tutto il settore giovanile biancazzurro. Speriamo che il prossimo anno ci porti molte soddisfazioni sia al settore giovanile che alla prima squadra, diciamolo toccando ferro, ma che a maggio speriamo di avere qualche bella sorpresa, perché una bella sorpresa dalla prima squadra può anche essere una base per dare ancora più slancio al settore giovanile e alla scuola calcio. Grazie Mattia. Grazie a te. Grazie. Ciao.